Sono scesi in piazza questa mattina gli studenti di Gela per contestare la nuova riforma della buona scuola. Il corteo che ha visto la partecipazione di numerosi studenti si è portato dinanzi al comune di Gela. Abbiamo sentito le loro richieste. Questa protesta ovviamente è facile capire il motivo. Chiaramente Renzi ormai sta eliminando la democrazia, così come in tante istituzioni, come anche nella scuola, perché chiaramente infatti noi oggi siamo qua a protestare proprio perché ci sono troppi articoli della riforma Buona Scuola che in qualche modo contrastano quelli che sono i nostri diritti. Per dire, ormai le tassazioni stanno aumentando a livello universitario, la scuola sta diventando solo per i ricchi, non si potrà andare all'università. Chiaramente noi siamo qui, quelli che vedete qui non sono ragazzi che sono venuti, scusate la voce, sono venuti solo per il diverso, per una giornata diversa, no? Tutti qua, vi posso assicurare che sono ragazzi che ci credono e che vogliono un cambiamento. Renzi deve capire che noi non siamo il problema, noi siamo la soluzione. Invece di toglierci soldi per usarli per le imprese, deve capire che valorizzarci può essere la soluzione per tutti i problemi dell'Italia. La proposta di Gela è sicuramente una lotta contro la privatizzazione delle scuole, contro l'edilizia, l'edilizia scolastica che purtroppo qui, almeno nel nostro contesto, non funziona. Perché non funziona? Perché abbiamo ancora tecnologie, ad esempio io vengo da un istituto tecnico, abbiamo tecnologie indietro di circa 40 anni. Noi siamo la scuola che formiamo i ragazzi al lavoro. E come possiamo formarli, penso noi, nel senso, come possiamo formare la scuola se non ci sono nemmeno le tecnologie adatte? Noi rappresentanti degli studenti gelesi abbiamo deciso di aderire a un'organizzazione nazionale chiamata UDS, Unione degli Studenti. Offriamo la possibilità ai ragazzi e soprattutto di far vedere anche la nostra città di far vedere anche che la nostra città non offre solo delinquenza, ma offre comunque dei giovani volenterosi che hanno voglia di cambiare. Io credo di vedere la scuola del domani diciamo, in un modo davvero positivo, non quello che stiamo facendo oggi, che diciamo io ritengo negativo verso loro, perché ci stanno innanzitutto fa facendo perdere un giorno di scuola inutilmente, perché l'istruzione è una cosa che deve essere per tutti, condivisa per tutti.